po' spaventare. Ho visto già l'amore bellissimo, un sogno, un capolavoro, una magia. Ed eccoci qui. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, la giornata di oggi sarà una giornata creativa. È da quando abbiamo arredato casa che sto aspettando di trovare l'ispirazione giusta o il quadro giusto da mettere dietro il nostro letto. Allora, portata dal mio istinto creativo di quella giornata, ho deciso, perché no, di farlo io il quadro anziché comprarlo pronto. Ciao ragazzi, ho bisogno del tuo aiuto. Cosa devo fare? Ho bisogno del tuo aiuto perché dovrò dipingere per terra. Come proteggiamo il pavimento? Il sacco nero. Proviamo con la carta forno, amici. Mi sono organizzata così. Ho messo la tela e i colori appoggiati alla sedia. Ho messo un po' di carta forno lì e mi metterò lì per terra. Dovrebbe funzionare. Allora, adesso come primo step passo tutto il bianco su tutta la tela, visto che anche gran parte dello sfondo è bianco. Quindi cominciamo con quello step. Siamo nella camera e vi faccio vedere. Io ho preso queste due cornici e il quadro verrà qua in mezzo. Qua in mezzo nel senso che lo dividerai a sì, metà? Il disegno, sì. Ah, divido proprio. Sì? Ah. Ma non ti avevo detto, amore? No. Ho deciso di posizionarli più o meno lì, ovviamente in alto, appeso. Qua. Qui abbiamo la nostra tela. L'idea è di tagliare. Ovviamente la cosa migliore sarebbe avere un taglierino. Non tagliamo mai. Mi hai fatto un po' spaventare. Ma taglia dritto. No, aspetta, occhio. Cosa? Stai andando sulla... Devo arrivare qua, no, guardo. Non fare cagare. Questo potrebbe essere un momento critico del lavoro. Ho la forbice. Che mi sembra molto più intelligente. Ora il problema era tagliare, ma ora che ho tagliato posso andare con la forbice. Ah, sei un po'... Ho capito, amore. Tu sei un po' Fontana. Fontana. Che ti piace fare i quadri e poi tagliarli. Tu sei un'evoluzione di Fontana. Non c'è. Ok. Oh my god, è rotto. Ho visto già, amore, è bellissimo. È un sogno, un capolavoro, una magia. Ed eccoci qui. Sta super bene, sono troppo contenta. È proprio l'elemento che secondo me mancava alla stanza e che ora ha anche un senso il comodino, perché c'è il colore che un po' lo unisce e fa un po' da equilibrio con la lampada appesa lì. Ok, amici sinceri, ma non cattivi, cosa ne pensate? Vi piace? È uscito bene? Allora, io devo dire che quando non sapevo cosa mi sarebbe piaciuto su questa parete è perché a tutti gli effetti, quando non hai ancora capito che gusto hai verso quel tipo di cose, cioè io non sapevo che tipi di quadri mi piacessero e quindi mi piace sempre arrivare in quel punto in cui devi esplorare
questo nuovo universo e cercare di capire cosa fare. Questo è un quadro semplice, cioè non è che ho fatto prospettive, eccetera, ma questo è quello che piace a me e è stato molto bello fare questo quadro. Niente, ve lo volevo dire. Ricordatevi di mettere un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, che noi ci vediamo settimana prossima con un altro contenuto. Magari un altro quadro? Non penso, però non è stato male. Quindi, ciao amici, vi mando un bacio. Alla prossima.